un ringraziamento e anche dei complimenti alla dottoressa Rigoni e al dottor Casolaro per questa iniziativa Green Day, che effettivamente credo con convinzione stia contribuendo a far crescere il nostro mercato, le nostre aziende e migliorare anche di noi quello che è lo spirito aggressivo che abbiamo. Quindi grazie e ci auguriamo anche che questa iniziativa vada avanti per tantissimi anni. Così un consorzio, un'aggregazione volontaria di imprenditori che coordina e regola iniziative comuni per lo svolgimento di attività diverse. I consorzi non hanno fine di lucro. Prima di parlare del futuro dei consorzi, vorrei dire, ma veramente per pochi secondi, qualcosa della mia esperienza. Nel 1982, nel mese di giugno, ho aperto un punto vendita a Cagliari di 2500 metri quadrati. Ma già alla fine di quegli anni, degli anni 80, mi preoccupavo del futuro. L'azienda andava bene, ma pensavo che andare avanti in solitario non mi lasciava tranquillo. Per cui mi guardai attorno e nel gennaio del 1992 bussai alla porta dell'unico consorzio allora in Italia, Punto Grico, fu accettata la mia candidatura e per qualche anno sono stato con loro. Da subito sono riuscito ad arricchirmi di importanti vantaggi e benefici, condizioni di acquisto più interessanti, ho migliorato gli assortimenti, ma di molto importante, come può sembrare, sono stati gli scambi di idee, di suggerimenti fra i colleghi. Facciamo veramente a gara per darci una mano, è stata un'esperienza bellissima. Oggi ci fanno un gruppo che conta 10 punti vendita in Sardegna, noi viviamo una terra bellissima, io esagero perché sono innamorato della mia terra, ma veramente splendido, il mare, l'entroterra, ma un mercato difficile perché la regione è molto estesa e contiamo soltanto 1.600.000 abitanti. Per far capire meglio gli abitanti che conta Palermo e Internet. Far parte di un consorzio non significa restarci tutta la vita. Quando non c'è condivisione, beh, è giusto lasciarci e cambiare casa, se la si trova. Io ho cambiato due volte. D'altronde c'è una frase celebre di Winston Churchill che dice: non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. Attenzione però, questa frase non l'ho presa dalla lettera perché si potrebbero rischiare di interrogare, quindi facciamo un po'. Oggi è cambiata la mentalità degli imprenditori indipendenti. L'imprenditore indipendente sente la necessità di alleanze. Pertanto il mercato dei consorzi può svilupparsi, inteso non nel loro numero, ma per la qualità di quanto possono offrire ai loro associati, e aumenta anche ovviamente quindi il numero degli associati stessi. Oggi abbiamo capito che far parte di un gruppo è fondamentale. Competere da soli con le multinazionali non è assolutamente possibile tra qualche tempo. Quindi soltanto con l'aiuto dei consorzi possiamo avvicinarci e al potere di acquisto dei grandi, ma anche e forse soprattutto alla loro organizzazione.
bisogna chiedersi quali sono le aspettative di un imprenditore indipendente che valuti la possibilità di consorziarsi. Sono diverse, elenco molto brevemente perché mi ha dato 15 minuti di tempo, devo cercare di rispettare. Migliorare naturalmente il proprio potere contrattuale, migliorare gli assortimenti, metodi espositivi comuni, si aspetta anche rapporti con commerciali, con fornitori, ma non soltanto con fornitori di merci, ma anche con fornitori di servizi. Gestire ancora certi processi duplicativi, per esempio l'aggiornamento di un listino che potrebbe essere fatto a monte da una sola persona piuttosto che da tanti. Si aspetta anche formazione e consulenza all'interno della propria azienda, quindi nell'area del magazzino, nell'area vendita, nella barriera della cassa e anche nell'ufficio commerciale, oltre perché no anche in quello amministrativo. Fidelizzazione con concorsi e promozioni, naturalmente un'esclusività di zona all'interno del proprio gruppo, ma anche un sistema informatico efficiente. Tutti noi utilizziamo un sistema informatico, ma penso che non tutti utilizziamo un prodotto di alta qualità, perché oggi un prodotto di alta qualità bisogna utilizzare, perché soltanto questo che ci consente veramente di sorvegliare sulla nostra gestione in ogni suo angolo. Per quanto riguarda anche le importazioni che l'imprenditore indipendente guarda, quindi la necessità di creare un'alleanza con un gruppo che si occupi anche di questo, che sceglie i mercati che saranno i soliti, la Cina, il Vietnam, la Thailandia, il Brasile, quelli che saranno, ma anche scegliere quindi in considerazione dei mercati quegli aggregati di referenze giuste, quindi scegliere i fornitori, organizzare un controllo di qualità dei prodotti, dargli la possibilità di groupage e ancora preoccuparsi ovviamente della logistica, e deve funzionare molto bene e a costi il più potenti possibile. Avere all'interno del proprio punto vendita, per noi piccolo e importante, una radio personalizzata, ci fa crescere, ci incentiva, dà il nostro un maggiore prestigio alla nostra azienda e il confronto dei visitatori. Per quanto riguarda invece l'insegna, più in là penso che tutti avremo i gruppi un'insegna comune, ma l'imprenditore indipendente che opera nel proprio bacino utilizzando un'insegna che ha un alto grado di notorietà non deve spaventarsi, può continuare a utilizzare quella affiancando magari a quella del gruppo. Quindi i consorzi, ho sintetizzato molto, dovrebbero offrire almeno tutto questo. Nel momento di associarsi risparmieremo del tempo, miglioreremo anche i nostri utili, avremo maggiore competitività, avremo un punto vendita all'avanguardia o quasi, ci sentiremo più sicuri per il futuro. Oggi in Italia si contano, almeno questa è una fonte ufficiale di qualche mese fa, 6 consorzi e 228 punti vendita. Il peso dei consorzi in questo mercato associativo è del 30%. Quale sarà questa percentuale in futuro? Certamente aumenterà in misura molto alta, perché aumenterà il numero degli associati. Quindi l'obiettivo dei consorzi per i piccoli e medi imprenditori
è avvicinarsi alle capacità delle multinazionali. Sono loro i nostri maestri, noi dobbiamo avvicinarci il più possibile a loro per poter reggere domani.